Ciao a tutti Gooch, ben ritrovati dal vostro Andricron, su Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco. Dopo lo scontro con l'Alpine Junior High, ci hanno detto di andare alla Crina Innevata, o meglio, Sean ci ha detto di andare alla collina Crina Innevata, per incontrarci con lui perché ci dobbiamo allenare. Ovviamente io ho fatto una partita contro la Wild Junior High, vincendo anche di troppo, ho fatto un bel 6-0. E quindi possiamo andare tranquillamente molto più potenziati ad allenarci con Sean. Ora, come accade spesso in Inazuma Eleven, il primo allenamento che facciamo, non come accade spesso, come accade in Inazuma Eleven, il primo allenamento che facciamo sarà quello del training point, e questa volta sarà la velocità. È qui che ti alleni? Sì, non male, eh. Quale tipo di allenamento segui esattamente, Sean? Questo. Ma quello non è uno snowboard? Proprio così, se vuoi acquisire velocità sul campo non c'è niente di meglio. Guardate! Yeah! Alla grande! Wow, è una scheggia! Che stile! La neve vi aiuterà a muovervi veloci come il vento. Veloci come il vento. Ho capito, muovendoci velocemente affiniamo anche i nostri sensi. Questo allenamento ci permetterà di acquisire maggiore consapevolezza dello spazio dentro e fuori del campo. In realtà, andando più veloce, tu acquisisci maggiore concezione di quello che stai vedendo. E a forza di andare veloce, come quando vai in macchina o vai sul motorino, tu a forza di andarci inizi a vedere, ad avere riflessi più pronti e a vedere più velocemente e a muoverti più rapidamente di conseguenza di quello che hai di fronte praticamente. Quindi alla fine tu inizi a ragionare più velocemente e sei più veloce. Questo è il senso di questo allenamento. E quindi è proprio grazie a questo che riusciamo a battere appunto poi la Gemini. Ovviamente Mark fallisce subito perché è la prima volta che va sullo snowboard. Sembri particolarmente portato per i capitomboli. Tutto bene, Mark? Non preoccuparti, adesso arrivo. Neanche Nathan ce l'ha fatta. State tutti bene? Forse però è troppo ambizioso cercare di raggiungere la velocità del vento. L'importante è non avere paura di sbagliare. Pensate a divertirvi, il gioco è fatto. Accidenti. Da quanto tempo ti alleni in questo modo? Beh, io non lo considero un vero allenamento. Gioco all'aria aperta da quando ero piccolo. Senti, non siamo qui per giocare come bambini. La Raymond Eleven dedica tempo ed energia agli allenamenti. Ne facciamo sul serio. Tempo ed energie, deve essere una bella barba. Che cosa hai detto? Ripetilo se hai il coraggio. Ehi, calmatevi, voi dovrete imparare a giocare fianco a fianco in campo. Da ora in poi la vostra cooperazione sarà fondamentale per costruire un buon attacco. Oh, non ci avevo neanche pensato. Credevo di essere da solo in attacco. Non mi sorprende. Ashoni viene lasciato completa autonomia quando gioca con l'Alpine. Ma la Raymond e l'Alpine sono due squadre diverse. La forza della Raymond si basa sul lavoro di gruppo. Capisco il tuo punto di vista, ma io sono abituato a giocare così. La mia tattica vi permetterà di essere una squadra più forte. Lasciatemi giocare e seguite la mia guida. Stai scherzando? Io mi rifiuto di giocare con questo buffone. Io cercherò di seguire la guida di Sean. Nathan, non dire sul serio! Devo diventare veloce come lui. Acquisendo la sua velocità, avrò maggiori possibilità di rubare la palla ai giocatori dell'Alius. Devo allenarmi di più. Nathan. Ho notato che hai a disposizione due tavole per i tuoi allenamenti. Una di queste sembra non utilizzata da molto tempo. Ti allenavi con qualcun altro prima? Eh? Sean, guardami, come me la cavo? Sì, proprio così. Ah, non sarà mica un'altra valanga! Questa sembra piuttosto minacciosa. Sean. Qualcosa non va, non c'è nulla da temere. Ma sei sempre così nervoso? Chissà cosa si cela sotto questo suo strano comportamento.
Poi lo scopriremo. L'hai già imparato. Mark, hai visto? Sono brava, vero? Ah, Victoria, sei una scettrice provetta. Non riesco a fermarmi, mi giro la testa. Ehi, guarda dove vai, vabbè, oh. Eh? Che fine ha fatto l'allenatrice? È sparita di nuovo. È una donna piuttosto misteriosa, non trovate? Beh, sì. Mark, i ragazzi sembrano divertirsi. Ma sicuramente dentro di loro sono preoccupati per la partita contro l'Alius. Come capitano devi incoraggiarli in modo che abbiano fiducia in loro stessi. Lo so, forse è meglio che vada a vedere come stanno. Stavo quasi dimenticando. Se vuoi continuare il tuo allenamento qui, ti sveglierò un segreto. Vedi il simbolo luminoso vicino all'albero? Ve l'ho detto. Potrei fare un allenamento speciale ogni volta che vedrai uno di quei simboli. Allenamento speciale. Ai Nazuma avevamo qualcosa di simile. Magari si tratta della stessa cosa. È probabile. L'allenamento sullo snowboard serve ad aumentare la velocità dei giocatori. Comunque, se vuoi maggiori informazioni sull'allenamento speciale, dovresti chiedere a lui. Lui chi? Oh, l'orso è ritornato! Tutti immobili! Non dovete avere paura di lui, è un cucciolo. Ha l'aspetto feroce, ma in realtà è cuore d'oro. Cucciolo a chi? Un giorno di questi ti farà vedere, Frost. Sì, sì, grrr. Comunque ci sono training point sparsi per tutto il paese. Magari ci sono anche nella tua città. Ah, posso accedere alla torre Nazuma. La torre Nazuma in questo gioco ci fa aumentare la difesa. Ecco qua, Nathan. Che è successo? Non è abbastanza. Devo essere più veloce per sconfiggere l'Alius. Ehi, Nathan! Mark. Grazie per aver offerto la tua collaborazione a Sean prima. Mi ha fatto capire quanto sia importante essere flessibile e disponibile a cambiamento per il bene della squadra. Mi dai meriti che forse non ho. Beh, comunque era questa la tua intenzione, dico bene? Dovremmo imparare il più possibile da Sean. Sono sicuro che rivoluzionerà anche il nostro modo di giocare. Ho bisogno di lui. Solo in questo modo avrò una speranza di rubare la palla a quelli dell'Alius. Sono sicuro che ce la farai, sarai veloce come il vento in men che non si dica. E se ti sbagliassi? Non dirlo neanche per scherzo. Devo essere più forte. Mi ci vorrebbe il nettare degli dèi. Eh? Non ti ricordi? Il nettare degli dèi della Zeus. Con quello potrei diventare forte in un batter d'occhio. Che male ci sarebbe usarne un po' per salvare il paese? Che cosa ti passa per la testa? Non possiamo usare roba del genere. Nella partita contro l'Alius non useremo nessun trucchetto. Gli mostreremo la faccia pulita del calcio. Hai ragione. Ho avuto una pessima idea. Che sono così arrabbiato e confuso. Non ti preoccupare. Ci sono tre cose da fare. Allenamento, allenamento e allenamento. Rimbocchiamoci le maniche. Scusami, Mark. Ma adesso preferirei allenarmi da solo. Ehi, Nathan! Eh? Ah, devo rifarlo. Kevin! Oh, ciao. Mi stupisce vederti così impegnato nell'allenamento dopo quello che hai detto prima. Ha detto che se vogliamo vincere dobbiamo divertirci nell'allenamento, non è così? Beh, io voglio vincere. Non soccomberò né davanti all'Alius né a Frost. Kevin, in questo caso vengo ad allenarmi anch'io. Ok. Da questa parte! Aspetta! Sean, sei una lumaca come al solito. Che ci volete fare? In qualche modo bisogna pur fare. Ok, affido con gli allenamenti. Quelli dell'Alius arriveranno molto presto, Silvia, molto presto. Ok, ragazzi, si sta facendo tardi, andiamo a farci una bella dormita. Ma che sonno. Dopo tutto questo allenamento sono sfinito. Mark, posso dormire nella stanza dei ragazzi nel letto vicino al tuo? Ma certo! Cosa? Victoria, tu devi dormire con noi! E perché? Ok ragazzi, tutti a letto! Zh, che guastafeste! Cosa voleva fare? Victoria, vorrei chiederti una cosa.
ti piace Mark? Nelly! Certo, è un ragazzo fantastico! Quindi è una cotta per lui? No, non intendevo quello. È che mi trovo bene con le persone che condividono la mia passione per il calcio. Beh, questa è una buona notizia, vero Nelly? Che cosa stai insinuando? Cosa c'entro io? Già. Che cosa ci fa lì, Mark? Che cosa ci fai tu? Forza, ancora una volta! Non è un po' presto per fare queste pirouette? Oh, buongiorno Nelly! Sean mi ha detto che a forza di provare sarei diventato veloce come il vento. Quindi ho pensato, perché aspettare? Ma tu non pensi altro che agli allenamenti? Senti, volevo parlarti di Axel. A quanto pare non è più possibile trovare Giulia in ospedale. Davvero? Sono andato a trovare mio padre in ospedale prima del Football Frontier. Ho sentito Axel mentre parlava a Giulia. Lei era addormentata. Interessante. Ci vediamo domani, padre. Mark è un ragazzo davvero straordinario. Axel? Lo ammetto, a volte è un po' troppo fissato con il calcio, ma mi ha fatto capire che non devo rinunciare ai miei sogni. Sono sicuro che ti piacerà un sacco, quindi cerca di guarire, così te lo faccio conoscere. Axel ha detto questo. Quando Axel ha lasciato la squadra sembrava un addio. Non penso però che questa fosse la sua vera intenzione. Quando ho lasciato la squadra... Nelly, hai per caso sentito quello che ci siamo detti al Parco dei Cervi? Ero solo preoccupata per Axel, tutto qui. Il punto è che Axel non è più andato a trovare la sorella e questo è molto strano, la cosa mi puzza. Axel, chissà dove sei adesso. Non ti preoccupare Axel, stiamo diventando più forti e ti aspettiamo. E via! È incredibile, sono 3 giorni che ci alleniamo e l'Alice non si è ancora fatta vedere. Sì, ma non c'è modo di sapere quando arriveranno. Dobbiamo diventare più forti se vogliamo affrontare il loro prossimo attacco. Che cosa ne pensi, Sean? Vedi dei miglioramenti nella squadra? Sì, più di quanto mi aspettassi. E questo è il punto di forza della Raimon. Non è molto che li alleno, ma il loro entusiasmo mi ha colpito. E ora i loro progressi hanno superato ogni mia aspettativa. Allenatrice, dici davvero? Questa è una bella sorpresa. Questa è una squadra interessante, non c'è che dire. Frost, che ne diresti di una sfida? Una sfida? Dopo tutto questo allenamento mi sento più forte. Sarebbe interessante mettere a confronto le nostre abilità. Stai suggerendo di decidere chi dei due sarà il cannoniere della Raimon? Se vuoi metterla in questi termini. Le regole sono molto semplici. Il primo che segna un gol vince. Perché non li fermi? È una loro decisione, stiamo a vedere cosa succede. In effetti è interessante. Dovresti imparare a alzarti e potresti spaventare qualcuno con quella faccia minacciosa. Zitto, io faccio la faccia che voglio. Pronti? Via! Oh, scusa, la palla è mia. Sean è troppo veloce. Non sottovalutarmi, sono sempre un attaccante della Raimon. Kevin è decisamente più veloce rispetto a prima. Guarda, sta tirando testa a Sean. Oh. Ah, Kevin ha rubato la palla. Non c'è male. Penso che sia arrivato il momento. Oh, Super Saiyan. Sean si è di nuovo trasformato. Sean ha una velocità impressionante. Accidenti, devo vincere, devo assolutamente vincere. Ma Kevin non molla. Non credo ai miei occhi, anche la velocità di Kevin è notevole. Osserva il mio nuovo tiro. Dimmi che è quello che... Ha tragualato, ok, è bello, è bello. Anche tragualato è un bel tiro.
Pensavo fosse un altro, ma è bellissimo questo. Ecco il vincitore! Ce l'ho fatta! Kevin, dove hai imparato questa tecnica formidabile? Che ne dite? Il Dragon Crash si è evoluto nel drago alato. Bene, una nuova tecnica. Ce l'hai fatta, Kevin. Tutto questo allenamento dà i suoi risultati. Già, adesso come la mettiamo, Frost? Cosa vuoi che dica? Hai vinto il migliore. Proprio un bel tiro. Sono un po' invidioso. Questa tua tecnica fa scintille. Beh, se sono diventato più forte lo devo al tuo allenamento. Quindi è questo quello che succede quando un gruppo si allena insieme? Esatto, e non vale solo per Kevin, tutti noi diventeremo più veloci. Beh, in tal caso farà meglio ad allenarmi duramente anch'io se non voglio diventare l'omaca della squadra. Beh, allora andiamo a allenarci insieme, Sean. Hai visto, Mark? Sono contento che le cose tra loro si siano sistemate. Anch'io. Ok, giorno successivo. Questa mattina mi sono alzato presto, immagino che la scuola sia ancora deserta. Dopo la sconfitta contro l'Alice siamo diventati più forti. Chissà se questa volta riusciremo a sconfiggerli. Ma sì, ci sono buone possibilità, ne sono sicuro. Dobbiamo vincere per tutti quelli di Doraemon che sono rimasti a casa. Sei una scheggia. L'allenamento ha dato i suoi frutti. Oh, beh, grazie. Oh, scusa, non mi sono presentato. Mi chiamo Xavier Foster. Piacere di conoscerti. Io sono Mark Evans, capitano della Raymond Eleven. Lo so, siete i vincitori del Football Frontier. Vedo che ti alleni di buon'ora. Devi amare veramente molto il calcio. Sì, è vero. Anche a te piace il calcio? Assolutamente. Per me il calcio non è solo un hobby, ma una necessità. Mio padre amava il calcio, è per questo che ho incominciato. Davvero? Anche mio nonno aveva la passione del calcio. A quanto pare abbiamo una cosa in comune, potremmo andare molto d'accordo. Ehi, che dici di allenarti con me? Sei sicuro? Certo, quelli che amano il calcio sono una grande famiglia. Sei proprio un tipo interessante. Che cos'è stato? Un'altra valanga? Mark! Mark, che cosa facciamo? Quelli dell'Alice Academy stanno arrivando. Sono apparsi all'improvviso sopra la città, la radio e le stazioni televisive sono in subbuglio. Alla fine sono arrivati. Mark, dobbiamo raggiungere subito il campo da calcio. Aspettate, qualcuno ha visto Sean? L'hanno visto dirigersi verso il campo sulla crina innevata stamattina presto. Ma quel rumore assordante ha provocato una valanga da quella parte. Se Sean si trovava lì potrebbe essere rimasto travolto. Spero proprio di no. Spero proprio di no. Andiamo subito alla crina innevata a cercare Sean. Xavier, non puoi stare qui, è pericoloso, devi metterti in salvo. Mark, con chi stai parlando? Che strano, era qui fino a un attimo fa. È perché ho battuto la testa e non c'era nessuno qui con te. Beh, è inutile pensare alle amici invisibili di Mark, dobbiamo trovare Sean. Giusto. Oh no, una valanga cerca Sean. Sono... non sono carico per la partita, ma prima di affrontare l'Arius mi ricarico tutti i punti. Andiamo un po' alla crina innevata a cercare Sean. Se la prima volta abbiamo trovato la farm, adesso chi dovrebbe esserci? Come squadra? Non mi ricordo. Eccolo qui, ehi, Sean! Sono così contento di vederti sano e salvo. Chissà se sente quello che diciamo. Ehi, Sean, svegliati! E voi cosa ci fate qui, terrestri? Potremmo chiedervi la stessa cosa. Voi! Voi siete quei terrestri arroganti della Raymond che cercano invano di opporsi a Janus. Non vale la pena disturbare Janus per queste piccolezze. Ci penseremo noi a darvi una bella lezione. Ah, proprio ora! Allenatrice, la affidiamo a Sean. Dovremmo affrontarli senza di lui. In tre? Le cose si fanno interessanti. Ok, fai un gol. Allora, siamo in 4. Ok. Ottimo, ottimo. Quasi al 20. Accidenti, vermiciattoli della Raymond. Non ha importanza.
I preparativi sono ultimati, il nostro lavoro qui è terminato. Mark, guarda Sean. La valanga, la valanga. Ehi, Sean, svegliati! Cosa ci fate voi qui? Dove mi trovo? Sean, sei salvo? Se non ti avessimo trovato in tempo, saresti stato rapito da quelli dell'Alius. Mi dispiace di non avervi potuto aiutare. Non devi scusarti, siamo amici, non è così? Gli amici si sostengono sempre nel momento del bisogno. Amici. Mark ha ragione, gli amici si danno sempre una mano. E questo è lo spirito della Raimon. Grazie. Era ora. Ok, l'Alius è già qui, sì, andiamo a combatterli. Quindi sarebbero questi gli alieni. Sean, ridurando la nostra scuola in macerie. Non preoccuparti, potrei girare la paia fino all'ultimo. Che cosa ti è successo? Fino a poco fa stavi tremando come una foglia. Se non ti dispiace, vorrei lasciare questo episodio alle spalle. Vi stavamo aspettando, non vi permetteremo più di ranneggiare in questo modo. Mark Evans, la tua ostinazione è patetica. Non riesco a capire perché continui a correre in difesa delle altre scuole. Continueremo ad affrontarvi finché l'Alius Academy non sarà finalmente sconfitta. Se, dovresti rassegnarti al tuo destino. Non ti sono bastate le sconfitte per capire che siamo superiori a voi in tutto e per tutto? Forse sei tu quello che non capisce. E se fossimo diventati più forti dopo l'ultima partita? Che cosa? E va bene. Come dite voi umani? Non c'è due senza tre. Tenetevi pronti. Le sorti del paese dipendono da questa partita. Credete veramente di essere al nostro livello? La vostra ingenuità vi costerà cara. Cosa? Non dargli corda. Avranno la loro risposta sul campo. Forza! Questa volta gli mostreremo di che cosa siamo veramente capaci. Ok, Nathan in attacco no, perché proprio non è il caso. Così va bene. O meglio, sulla sinistra starebbe meglio, però anche a destra va bene. Ma iniziamo così. Non so se avanzare con Bobby. Quella! Hey! Vai, tiro roteante! Vediamo un po'. Buco nero! E vabbè, tiro roteante non è il massimo. Grande illusione, bene, bene, bene. Ora, per non fare fuori gioco, vai, drago alato! 56 punti tiro. Tecnica, vabbè. È un po' caro come attacco, però mi sa che fa gol, per forza. Beh. Sì, che gol! Sarei meravigliato del contrario. Ah, oi, oi! Oh mio Dio! Ma che gol era? No, devo rivederlo, non ci posso credere. Mo non lo para perché non c'è più punti tecnica per parare, quindi è un gol sicuro. Infatti. Gol! Continuiamo così, Raimon! Beh. E questo è il quarto gol! 4-0 il primo tempo. Non c'è che dire. Vabbè, non importa il testo qua. Ecco. Praticamente quello che ha detto è Shore passa all'attacco. E questo è tutto quanto quello che hanno detto. Sì, posso cambiarlo quando voglio, in effetti. Fino a che Sean non mette la testa a posto e cambia atteggiamento.
guarda i pari. Coraggio, prova a prendermi se ci riesci. Doa, Jude! Credete di essere veloci quanto noi? Non lo permetterò! No! Che peccato. Provaci ancora. Questa parte me la ricordo quando la vidi la prima volta in giapponese, una figata assurda, perché la voce giapponese di Sean è tutta un'altra cosa. La voce in giapponese di Sean non ha paragone. E ti fai rubare palla così? Ma dai! Dai, è finita. È inutile perdere tempo, è finita. Yeah. Kevin Dragon Tornado. Ah. E scatto repentino di Sean al 13. Mamma mia, che livelli bassi che avete. Diciamo noi terrestri, chi la dura la vince. Non cantate vittoria troppo presto. Avete avuto solo un assaggio della forza prodigiosa dell'Alius Academy. Di che cosa stai parlando? La Gemini Storm non è altro che una riserva per l'Alius Academy. L'Alius Academy può contare su ben altre risorse. La nostra forza non è niente rispetto alla loro. Stai dicendo che ci sono altri giocatori? Ehi, non sapete proprio perdere? Perdere? Non abbiamo perso! Voi non avete ancora capito con chi avete a che fare. Non serve che tu aggiunga altro, Jax. Lord Dvalin! Chi sono? Janus, sono qui per informarti che sei stato espulso dall'Alius Academy. Ora la tua vita non vale più nulla. Ehi, tu! Ma chi ti credi di essere? La tua vita non vale più nulla, che esagerato. Ma Gemini Storm aveva rivelato che nell'Alius Academy c'era una squadra ancora più forte. Quando l'Epsilon si mostra ai nostri occhi, rimanemmo senza fiato. Era davvero quella la forza prodigiosa dell'Alius Academy di cui parlava Janus? Non proprio. Immagino che adesso vi rimetterete in viaggio. Sì, non avremo pace finché non avremo sconfitto gli alieni una volta per tutte. In questo caso dovreste cercare dei giocatori forti in grado di scendere in campo contro l'Epsilon. Ma come facciamo a cercare dei giocatori quando ancora non conosciamo la vera forza dell'Epsilon? Già, quel Valin faceva ancora più paura di Janus. Questa vittoria contro l'Alice dovrebbe incoraggiarci ad affrontare la nuova sfida. Sì, non importa quanto siano forti, possiamo sconfiggerli. Beh, sì, è possibile.
Ehi, Sean, vorrei tanto continuare a giocare a calcio con te. Con me? Ma certo, perché non ti unisci alla nostra squadra e parti con noi? Sean! Voi cosa ne pensate? Tranquillo, noi ce la caveremo. Con te in squadra riusciremo sicuramente a sconfiggere l'Alius. Noi saremo qui ad aspettare il tuo ritorno. Non devi preoccuparti per noi, vai e sconfiggili. Grazie ragazzi, a presto. Fantastico, sono felice di averti nella squadra. Grazie. Evviva! Oh, signorina Schiller. Quindi c'è una squadra ancora più forte della Gemini Storm. Mi dispiace, Rina, ma dovrà continuare la sua missione finché non avremo la completa vittoria. C'è ancora una cosa che vorrei. Mi dica. Sean Frost è un giocatore molto particolare. Il suo carattere cambia a seconda che giochi in attacco o in difesa. È come se lui convivessero due persone. Ah, l'incidente. Adesso capisco! Intanto, altrove. L'incidente di Dark. Quindi stanno mettendo in atto il loro piano. Sarà interessante. Immagino che sia ora di formare la mia squadra. La chiamerò Absolute Royal Academy. Ma con chi? Io non ho mai capito una cosa. Con chi parlano quelli che fanno sti monologhi? Guarda di in alto. Ah, io di qua, io di là. Ma con chi stai parlando che non c'è nessuno? L'Epsilon sta per attaccare e non abbiamo intenzione di farci sconfiggere. Ma qual è il segreto del nostro nuovo amico Scott? Scoprilo nel prossimo capitolo, Verso l'illuminazione. Quindi questa sarebbe l'Epsilon. E non la sconfiggiamo pure un bel po'. Oh, Darren! Vuoi salvare i progressi di gioco? Beh, direi che, dato che questo capitolo è finito, Cuggio, io direi che posso anche concludere qui questo video. Che dire, wow, l'Epsilon fa davvero davvero paura, sarà una squadra davvero tosta da sconfiggere. E non vi dico quando la sconfiggeremo, perché sono sicuro che c'è qualcuno di voi che non ha mai giocato in Azuma Eleven 2, o meglio, però ha visto l'anime, quindi bene o male sa quando si sconfigge la Epsilon. Però per tutti quelli che non lo sanno, evito di dirvelo. E quindi, insomma, lo vedremo poi andando avanti. Comunque sia, nel prossimo capitolo faremo la conoscenza di un nuovo giocatore che entrerà nella squadra. E io non ho altro da aggiungere se non dirvi grazie per aver seguito anche questo episodio di Nazuma Eleven. In descrizione, come sempre, link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!